Un saluto a tutti da iPhone Assist. Vogliamo cambiare la batteria di un iPad. Dobbiamo prima di tutto staccare il vetro con l'LCD dal resto e facciamo forza sui lati perché è tutto incastrato. Ci aiutiamo anche con un secondo utensile per aprire. Passiamo alla parte davanti dove è il bottone della Home per sollevare e poi ci portiamo sulla parte sinistra, sempre con un apposito utensile per staccare il vetro e il display LCD. Lo solleviamo fino a 30 gradi circa per non rovinare i connettori. Stacchiamo prima di tutto il cavo dell'antenna GPS, dopodiché dovremo staccare questi altri connettori, touchscreen, sensore luce e poi l'LCD. Partiamo prima di tutto con il touchscreen. Solleviamo la prima levetta nera con un utensile in plastica. Solleviamo anche la seconda levetta nera, sempre con lo stesso utensile. E adesso possiamo portare via il cavo flex tirandolo verso sinistra. Passiamo al sensore della luce con un utensile in plastica, lo solleviamo. E adesso è il momento dell'LCD, lo prendiamo e delicatamente lo sfiliamo verso destra. In questo modo abbiamo separato il display LCD con il vetro dal resto, dal pacchetto batteria che noi dobbiamo cambiare. Allora, cominciamo con staccare l'antenna dalla scheda madre, dalla mainboard. La portiamo lungo il bordo per toglierla e scolleghiamola dalla sua presa. Mettiamola da parte. Adesso svitiamo questa vite Torx con una Torx T4, è una sola vite. Solleviamo dal bordo destro la scheda logica di comunicazione, c'è dell'adesivo, bisogna staccarla. Dopodiché la possiamo sfilare, la possiamo estrarre dalla sede. A questo punto togliamo questa protezione di gomma e stacchiamo il connettore. Lo possiamo adesso tirare via con tutto il suo nastro, è il connettore dell'antenna GPS. Andiamo adesso con l'utensile in plastica a sollevare la presa del microfono e anche delle cuffie e la tiriamo via. Adesso possiamo rimuovere il connettore della scheda SIM con l'utensile in plastica. Facciamo leva e pieghiamo questo cavo SIM verso la parte inferiore perché dobbiamo accedere ad altre parti. Adesso andiamo a togliere queste viti sempre con un Torx T4 e solleviamo il connettore del cavo DOC. Possiamo finalmente sfilare la scheda logica da tutto il gruppo posteriore. Adesso possiamo staccare la scheda SIM, c'è tanta colla sotto, quindi facciamo leva, dopodiché la prendiamo e la togliamo con tutto il suo cavo flex. Andiamo a svitare queste viti, sono tre, e ancora rimuoviamo queste altre due viti che fissano alla scocca il connettore del dock. Giriamolo e andiamo a staccare dalla plastica il wifi e il bluetooth. E adesso con un apposito utensile li scolleghiamo. Possiamo finalmente portare via il cavo DOC. Eccolo qui, è completo.
e cominciamo a togliere dal lato sinistro l'altoparlante, quindi il filo dell'altoparlante. Sfiliamo l'antenna Wi-Fi attraverso il suo canale, attenzione perché è molto delicata. E adesso possiamo sollevare il gruppo degli altoparlanti. Erano incollati, eh. Li possiamo rimuovere e ci dedichiamo finalmente a quello che è il nostro scopo, a rimuovere le batterie. Facciamo leva, è incollato con tanto adesivo, quindi facciamo leva e ci muoviamo sempre verso il basso fino a sollevare queste batterie. Senza paura, ancora con un adesivo. Tanto adesivo, quindi con un utensile piatto solleviamo, solleviamo, sentirete che piano piano la batteria cede, si stacca e possiamo cominciare a prenderla con le mani per staccarla meglio, chiaramente se c'è spazio. Ecco, il pacchetto batterie è stato tolto e può essere rimpiazzato con un pacchetto batteria nuovo. Grazie a tutti da iPhone Assist, questa guida spero che vi sia utile e commentate, grazie.